Adesso noi puliamo perché poi registriamo, ma cosa registriamo ancora non si sa. Sigla! Ah no, la sigla è questa qua. Oh, la consapevolezza, che gran parola la consapevolezza. Pensate che la prendiamo fin da quando siamo piccoli. E quando ad esempio siamo davanti a una figura che ci interessa e ce l'abbiamo barzotto per la prima volta, non è dovuto dalla pipì, beh, in quel caso abbiamo la consapevolezza che con sta mano ci dobbiamo fare qualcos'altro. E crescendo, andando avanti con tante zagane, entriamo in un bivio nella nostra vita e in quel bivio abbiamo il potere di utilizzare la consapevolezza, cioè possiamo essere sfigati o avere la consapevolezza di essere sfigati. Adesso vi spiego. Perché il tutto viene racchiuso in un unico canale, Diva Futura Channel. Quindi, aridatece Diva Futura Channel. N'ha mai fatto del male a nessuno. Diva Futura Channel era un canale magnifico. Per chi non lo conoscesse, lascio due minuti di silenzio per gli altri frequentatori delle zagane. Era un canale nel quale all'interno venivano messe delle ragazze che su un divano come il mio ricevevano delle chiamate da, in quel caso, sconosciuti e non, per stare a casa. Le volevi fare una pipa. Non c'era Facebook, non c'era YouTube, non c'era YouPorn. Accendevi la televisione dopo Massimo Marino, Diva Futura Channel. Appariva così. Chiamavi, te facevi una pippa, stavi zitto, stavi buono, pace fatta. Ok. Per me era stupendo, perché io, avendo la consapevolezza di essere uno sfigato, sapevo che all'interno lì c'era qualcuno più sfigato di me. Cioè, chi erano quelle persone che chiamavano? E nessuno sa che cazzo chiamava Diva Futura Channel. Però queste persone chiamavano, la chiamata durava presso a poco 30 secondi, perché lì nel momento dell'eccitazione, credo, una volta che ti risponde già stai al limite, e quando gli dici mettete la pecorina, quella si mette a pecorina un attimo, tu veniva, riattaccava, in pronto probabilmente venivi pure te, oh, e venivo pure io. Ma Diva Futura Channel, io non voglio lanciare un appello per riaverlo in televisione, cliccare domani e farmi una pippa, no. Io lo rivoglio perché Diva Futura Channel non ha mai fatto del male a nessuno, come una pippa. La pippa non ha mai fatto male a nessuno. Diva Futura Channel stava là, boh. Se me voglio usare, bene, se no, io ho il mio marketing. Massimo Marino presenta locale, ogni tanto viene qualcuno di sto locale a Diva Futura Channel, ecco, pace fatta, doppio di soldi, noi stavamo là a posto, dove famo fare pippe, ma che voglio più. Una pippa Diva Futura Channel era leggermente più su di una pippa normale e quasi quanto una scopata, era un piacere divino perché tu te l'hai riconquistata e c'avevi anche quel pizzico di fortuna che qualcuno chiamava un gioco d'azzardo, era interattivo, diciamo. Ma perché? Perché vi sto a fare tutto questo discorso, voi direte? Perché semplicemente il discorso iniziale era la consapevolezza. E la consapevolezza sta nell'essere sfigato, ma cosa che fa ancora più paura è la consapevolezza di essere stronzi. Chi sono quelli che hanno la consapevolezza di essere stronzi? La consapevolezza di essere stronzi ce l'hanno quelli che fanno le associazioni a piramide, molti politici populisti, ce l'hanno le persone che assumono dipendenti ma non li pagano. Queste sono le persone di avere. Queste sono le persone che hanno la consapevolezza di essere stronzi. Ma al contempo, come io, avendo la consapevolezza di essere uno stronzo, trovando degli sfigati più sfigati di me, chi ha la consapevolezza di essere uno stronzo ha anche la possibilità di vedere chi è più stronzo di lui, ma in senso buono. Cioè, coloro che ricevono merda ogni giorno. E ripeto, l'essere consapevoli di essere sfigati, come con la pippa, non ha mai fatto del male a nessuno. Ma essere consapevoli di essere stronzi, beh, ragazzi miei, ha lanciato tanta di quella merda alla gente che ancora oggi la stiamo a spalare. E non è una pippa, a facce trema. Ciao.